In Svizzera ci sono qualche persone che rompono gli spaghetti prima di metterli nell'acqua caldo. No. Che cosa ne pensate? Orribile. Orribile? Orribile. Wow. No. Oh. No. Gli spaghetti non si spezzano mai, tranne se fai gli spaghetti con i broccoli. Per fare gli spaghetti con i broccoli, lei dice che vengono meglio se si spezzano. Poi non so che scienza ci sia dietro, però io mi fido di mia nonna che sa cucinare bene. No, non si fa. No, si mettono direttamente così, non devi spezzarli. Illegale in Italia? Sì, io non uscirei con uno così, sinceramente, gli darei buca, proprio no, è un no assicurato. Che cosa ne pensate? Ciao. È finita l'intervista. C'è un girone nell'inferno anche per voi. Ci sono qualche persone che rompono gli spaghetti prima di metterli nell'acqua caldo? E che cosa ne pensate? Quelli che lanciano contro il muro per verificare se la pasta è cotta o meno. Ci sono cose molto più gravi. Ad esempio la panna nella carbonara, quella è grave. Spaghetti lunghi rimangono spaghetti lunghi, non si accorciano. Purtroppo alcune volte lo faccio anch'io e sì. Sì, no. sì. Oh, Dio mio. Voi siete ancora amici? No, mi sta venendo l'attacco di pano. No, assolutamente no. E fa male al cuore, perché comunque è una cosa molto che tocca. Se una nonna italiana vedesse qualcuno farlo così, come reagirebbe? Fucile direttamente. Ti ripudia, cioè non sei più una mia nipote, ciao, non vai. Sei una di noi. Ma la pizza con ananas è veramente buona. È buonissima, vero? È proprio... aspetta che non ci sono napoletani, devi fare occhio che i napoletani qua ti... Okay. E in Svizzera ci sono persone che rompono gli spaghetti prima di metterli nell'acqua caldo? Come reagisci? No, ragazzi, mai, mai, mai. In Svizzera c'è qualche gente che non è mai venuta in Italia. Quale sarebbe la vostra raccomandazione per il loro primo viaggio in Italia? Devono assolutamente vedere i centri storici, perché i centri storici italiani sono bellissimi. Abbiamo il cibo migliore di tutto il mondo, altro che quello svizzero. Che cosa si dovrebbe mangiare? La pizza! La pizza! Con ananas? No! 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 Gli spaghetti con ketchup? No! Firenze assolutamente. Secondo me in Italia è la città più bella e poi Napoli è molto sottovalutata, secondo me. È molto accogliente, quindi di non stupirsi se le persone sono tanto carine, affettuose, calorose. Accoglienti. L'Italia è un bel paese, offre tanto, ci sono tanti bei posti da vedere, sia culturalmente che per divertirsi, come ho detto, per i giovani. Visitare molto i paesi piccoli, perché sono molto belli. Quando io viaggio in Italia, io vedo sempre questo gesto. Che cosa vuol dire? Che cosa significa? Ma cosa? Nel senso, è tipo un senso di domanda, è un modo di parlare alla napoletana. Napoli fanno più i gesti che altro, e quindi l'abbiamo un po' rubato tutti. Cosa c'è? Cosa dici? Guardi l'amica, magari c'è di mezzo un ragazzo e fai... Esatto. Cioè proprio con quella faccia spiazzata subito, fai... capito, cioè ti guardo così. Sì. Potete insegnarmi come farlo? Con tutte le... così? Così. Chiudi tutte le dita al pollice saltate, fai così. Così. Adesso sono diventato italiano. Ufficialmente perfetto. Italiano. Oh, yes. Puoi insegnarmi come farlo? L'ho fatto correttamente. Perfetto, bravissimo. Sono diventato italiano. Sei italianissimo. Yes. Cosa vuoi fare? Che vuoi? Cosa vuoi? Potete insegnarmi come farlo? Così. E adesso sono diventato... Sei diventato italiano così. Wow. L'altra? Vattene a... Vai via, vai via, vattene. Ma questo non è gentile di farlo così? No, non farlo, arrivi a non farlo così a caso. Capisco, non farlo con la nonna. No. Pericoloso. Sì. Pericoloso. Le donne italiane sono pericolose. Non è difficile vedere chi è l'italiano e chi non è italiano. Che cosa pensi del mio outfit? Vabbè, un outfit classico, elegante, un po' elegante, comunque sia... Vuoi essere sincero? Posso essere sincero? Sì. Non è il massimo, comunque siamo a Torino, Milano, sai com'è la zona, un po' più... Però, ognuno si veste come gli piace, no? Okay. Classico. Classico. Bravo ragazzo, studioso. Si vede che non sono italiano? Sì, si vede che non sono italiano. Che cosa pensate del mio outfit? Potete essere sincere? È un po' da montagna. Che cosa pensate di mio outfit? Abbastanza buono. Si vede che non sono italiano. Dalla sciarpetta in quello. Però per il resto potresti essere italiano. Okay. Wow. Tu sai quali sono le lingue ufficiali in Svizzera? Francese,
Italiano e tedesco. C'è ancora una. Austriaco. Mamma, ti amo perché tu mi hai cresciuto da sola, mi portavi a scuola, mi hai fatto da madre e padre in una volta sola, mi hai insegnato il rispetto per tutto ciò che conta, che se ti ho delusa più di una volta sola, non mi hai mai abbandonato, sei sempre stata al mio fianco quando mi hanno arrestato. Mamma mia quanto è pianto, quello è il mio unico rimpianto, averti delusa tutte quelle volte non sai quanto soffro. Das ist gesehen mit dem Video aus Turin. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!